Tutto è partito con una petizione online. Beatrice Ballerini viene ammazzata dal compagno Massimo Parlanti. Paradossalmente il compagno può percepire la pensione di reversibilità della donna. Lorenzo, il fratello della donna, lancia una petizione per chiedere che venga bloccata la pensione di reversibilità. Ho iniziato a fare ricerche e ho scoperto che se il coniuge viene accusato in primo grado, viene condannato in primo grado, ha comunque diritto alla pensione di reversibilità della vittima. Con questa semplice proposta di legge chiedo che la pensione della vittima venga bloccata fino ad assoluzione completa del coniuge. Non possiamo permettere che una persona condannata in primo grado possa percepire la pensione della persona che potrebbe aver ammazzato. C'è la necessità che si arrivi ad una sentenza definitiva. In tal caso il coniuge avrà chiaramente diritto a tutti gli arretrati. La normativa è semplicemente paradossale. Da una parte abbiamo dei cittadini italiani che sono indigenti e con gravi difficoltà economiche e dall'altra lo Stato elargisce soldi a potenziali assassini. È un cambiamento all'attuale norma di legge assolutamente di buon senso e soprattutto di rispetto per tutte quelle donne, perché purtroppo nella maggior parte dei casi si tratta di donne che hanno perso la vita per violenze familiari. Vi invito a dare un'occhiata alla proposta di legge e a partecipare commentandola.